Buongiorno amici, allora siamo pronti per la diretta live di domani e sono davvero molto 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 felice e ho deciso di fare questo video mentre in questo momento sto rientrando a casa. E allora vi volevo accennare qualcosa di cui parlo all'interno del libro, ovvero che tutti noi in un modo o nell'altro siamo coinvolti nelle aste giudiziarie. E lo so che per qualcuno di voi potrà sembrare banale, però la realtà è che tutti siamo coinvolti direttamente o indirettamente con le aste giudiziarie. Questo per quale motivo? Non voglio anticiparvi nulla perché chi già sta scaricando il libro, che è disponibile già su Amazon in formato ebook e a breve sarà disponibile in formato anche cartaceo, ha già iniziato a comprendere quello che vi sto dicendo. Però non voglio togliere la curiosità e la lettura a chi lo farà e quindi a chi coglierà domani dalle 20:30 ora italiana alle 21 per soli 30 minuti la possibilità di scaricarlo sul proprio formato Kindle, formato PC o telefono, e il formato ebook completo e completamente gratis. Quindi anziché acquistarlo per soli 30 minuti domani avrete questa possibilità. Quindi qual è appunto la prima affermazione che io faccio? E cioè che siamo tutti coinvolti con le aste giudiziarie, direttamente o indirettamente. Direttamente ovviamente per chi ha subito dei pignoramenti della propria vettura, della propria auto, dei propri beni, ecco, che sia azienda o privato non fa differenza. Questo più o meno già lo sapete. Indirettamente perché, ve la faccio molto generale, perché comunque tutti quanti ne paghiamo le conseguenze quando c'è qualche azienda un po' più furba o qualche privato che se ne approfitta, qualche tra virgolette per modo di dire, perché sono tantissimi in realtà, soprattutto in Italia, con le leggi che lo permettono. E quindi se ne approfittano della legge che va un po' purtroppo ad agevolarli sotto un certo punto di vista, perché non può fare più di tanto la legge, ecco. E quindi indirettamente noi paghiamo le conseguenze di quelle che sono le azioni che questi individui fanno. Pensate che faccio uno dei tanti esempi all'interno del libro. Poi domani iscrivetevi al gruppo, anzi prenotatevi, scusate. Prenotatevi nella diretta live che ci sarà domani, nell'evento creato nel gruppo privato, e così avrete l'aggiornamento collegatissimi già qualche minuto prima, perché all'interno vi fornirò il link per scaricare l'ebook, per scaricare il libro. Quindi dicevo, pensate un po' a un esempio che posso farvi. C'è un inquilino, c'è una famiglia in un condominio che per un qualche motivo non inizia ad onorare più il proprio mutuo, e quindi ci sono altri condomini all'interno di questa palazzina. E che succede? Che quando questa famiglia comincia a non pagare più quello che è il mutuo, ovviamente si sente autorizzata a non dover pagare nemmeno più le spese dell'intero condominio, quindi tutte quelle che sono le spese ricorrenti, mensili, trimestrali o annuali. Ovviamente se ci sono poi lavori eccezionali da fare ogni tot anni. Quindi che succede? Che il condominio ovviamente subisce questa situazione indirettamente da un certo punto di vista e poi direttamente perché saranno gli altri condomini a dover sopperire a quelle che sono queste spese che questa famiglia o più famiglie all'interno di questo condominio non vanno a pagare, perché altrimenti non ci potrà essere la pulizia delle scale, non ci potrà essere la pulizia del cortile, non ci potrà essere il rifornimento di beni e servizi in totale, in generale, diciamo. Quindi è questo
un po' il piccolo, detto in maniera molto semplificata, il concetto di siamo tutti coinvolti con le aste giudiziarie. Quindi, anche se non per colpa nostra, spesso, ma per colpa di altri, se qualcuno di voi non è stato mai coinvolto con pignoramenti o liquidazione di azienda o altro, questa è un attimo la situazione che molta gente e quasi tutti si ritrovano ad affrontare. Quindi ora l'esempio del condominio è un esempio di storie vere, storie che accadono, ma è anche un esempio piccolo di quelle che poi sono le tante situazioni che invece ognuno di noi ci si può ritrovare con le aste, ecco, con le aste, perché stesse situazioni poi le vedrete scritte, le leggerete all'interno dell'ebook. Quindi io vi invito a registrarvi e a prenotare il promemoria domani, fatelo già adesso, il promemoria per l'evento live che si terrà domani, l'evento è già nel gruppo, dalle 8:30 ora italiana, 20:30 alle 21, in questa mezz'ora analizzeremo un attimo il libro, analizzeremo quelli che sono degli spunti che prenderò dal libro, con il quale potrò darvi un attimo una mia impressione, così come sto facendo in questo video, con uno dei tanti spunti che c'è all'interno del libro, e ovviamente avrete la possibilità di poter fare in diretta delle domande e io vi risponderò. Pensate che la storia che vi ho appena raccontato è una storia vera, quindi non andiamo tanto sul fantastico o sul fantasioso, anzi, ma nel libro ho messo tutte storie vere, storie realmente accadute, storie che personalmente ho vissuto direttamente e indirettamente anche attraverso gli episodi che ai miei colleghi sono capitati. Quindi immaginate che ci sarà davvero da comprendere a fondo quanto sia importante al mondo d'oggi partecipare alle aste giudiziarie. Per due motivi. Il primo è perché in questo modo potremo aiutare la collettività e la consapevolezza della gente su quello che vi ho appena raccontato. Secondo luogo, perché abbiamo la possibilità di poter trovare i migliori affari della nostra vita. Non sono tutti affari quelli all'interno delle aste, soprattutto per chi non ha esperienza, per chi non ha competenza. Ed è per questo che ho scritto questo libro, soprattutto per gettare le basi per chi parte da zero. E per chi ha già un minimo di esperienza, questo libro sarà anche utile perché aiuterà a rafforzare le proprie convinzioni sul mondo delle aste giudiziarie. Perché fuori siamo bombardati da opinioni che la gente intorno a noi può darci e quindi può distrarre la nostra mente, la vostra mente, da quelle che sono le possibilità di affari che potete trovare in questo settore. Quindi io vi invito subito a cliccare sul link dell'evento e prenotarvi e ci vediamo domani. Ciao!